Andrea Maniero, subentrato a Pietro Tamai nella precedente stagione nel ruolo di direttore sportivo, fa il punto della situazione, rispondendo alle domande che riguardano le ambizioni della squadra, la costruzione della rosa e le problematiche sulle trattative dettate dall'incertezza della categoria. Non so, io spero di essere fra le prime 5 per giocarsi no, le prime 5 squadre a giocarsi il posto principe. No, l'idea di fare, sì, l'idea di fare 11, perché poi c'è sempre un discorso economico che conta, ok? Quindi non sempre conta, ma spesso conta. Quindi l'idea è di fare 11 over, e il resto under per una rosa di 23, 24, 25, compresi i ragazzi anche del Rimini Calcio. Quindi si va sui 24 giocatori, dai, più o meno. Sì, mi sta condizionando un po' perché sono partito forte nel silenzio, poi ti devi fermare, devi prendere tempo, devi cercare di far capire ai giocatori che hai contattato che non è perché non li vuoi, ma è perché devi aspettare. C'è un aspetto umano che condiziona anche quei giocatori qui. Insomma, tutte quelle cose che vivo giornalmente e un po' ti stressano, tra virgolette, perché poi sì, anche noi abbiamo la nostra famiglia, anche se non sembra, e tutti i giorni è così. Un po' ti condiziona, ma è normale. È normale perché devi tenere i piedi su due scarpe e non mi piace molto questa cosa qui. Però lo so che devo fare questo, cerco di scegliere quei giocatori. Tra virgolette, alcuni profili giovani che possono andare bene anche in eventuale categoria superiore, però su altri giocatori devi un po' fermarti col rischio di perderli.